Presidente, la ringrazio. La risoluzione che stiamo esaminando affronta un problema anomalo ma anche molto significativo, molto grave, strano. Siamo arrivati a discutere in Senato addirittura della cimice asiatica. Ringrazio il Presidente Vallardi per il lavoro fatto in Commissione, che ha avuto il massimo, approfondimento proprio anche durante le fasi di audizione. L'impatto sulle coltivazioni da frutta ed erbacee e in alcuni casi è devastante e conseguenti, i danni sono ingentissimi. La rappresentazione fatta poc'anzi dal relatore ne è la testimonianza. Solo l'intervento dell'uomo può porre rimedio e siamo qui per questo. Non è la prima volta che si ricorre all'introduzione di un insetto antagonista per combatterne uno nocivo. L'esperienza vissuta, peraltro con esito pressoché positivo, per combattere il cinipide del castagno in questo paese, che dava grandi danni in alcune zone, le è la dimostrazione. E quindi anche per la cimice il ricorso all'introduzione di un altro insetto è la soluzione individuata e consentita grazie al decreto dell'aprile di quest'anno. Questo è quanto la risoluzione propone, attivando una disponibilità e un'azione da parte del Governo per intraprendere questa iniziativa. Ma affrontare questo tema consente una riflessione sul problema dell'impatto della fauna selvatica alloctona e autoctona nel nostro Paese. Con la risoluzione che stiamo per approvare dimostriamo che l'intervento ponderato dell'uomo sulla natura si ritiene necessario anche in questo caso sul mondo animale. La razionalità in alcuni casi deve necessariamente superare i sentimenti. Infatti le cimici sono animali come tutti gli altri, da quelli di piccole dimensioni a quelli più grandi, che creano altrettanti problemi e danni non solo alle coltivazioni ma anche agli allevamenti. Voglio ricordare che in questo paese, sembra che non c'entri ma in realtà c'entra a pieno titolo, c'esiste un problema lupo che non deve essere affrontato tenendo la testa sotto la sabbia e prima o poi qualcheduno dovrà tirarla fuori. E, Presidente, è difficile. Va bene così, probabilmente le cimici sono più silenziose. E anche colleghi, la normale attività umana può avere problemi. Ricordiamo le migliaia di incidenti stradali, alcuni dei quali mortali, causati proprio dalla fauna selvatica. L'altro ieri, se ne è parlato poco, all'aeroporto di Genova, in fase di decollo, un aereo ha dovuto recedere a causa dei gabbiani che sono finiti nel motore. È riuscito a fermarsi, un po' più avanti c'era il mare, perché all'aeroporto di Genova finisce e dopo c'è il mare. Verrebbe da dire poveri gabbiani che sono finite nel prullatore, ma verrebbe anche da dire povere le nostre giocatrici della nazionale di femminile di pallanuoto insieme ad altri che erano sull'aereo in quel momento. I cambiamenti ambientali conseguono i cambiamenti faunistici. Ne deriva la necessità di affrontare gli squilibri faunistici con interventi, da quello di oggi sulle cimici, magari domani anche quello sulle cavallette, sugli ungulati in genere, sugli storni, sui corvidi, sulle nutrie e così via. L'elenco purtroppo è lungo. E l'esempio negativo della regione Piemonte, purtroppo, dove a causa di una dimenticanza, e spero che si tratti di una dimenticanza o di una incapacità, altrimenti sarebbe grave, della giunta regionale di Chiamparino, fortunatamente mandata a casa dai piemontesi, in queste settimane sta creando grandi problemi alla viticoltura piemontese e sappiamo quanto è importante questo tipo di attività per il Piemonte. Infatti non aver deliberato né il calendario venatorio né il piano di prelievo consente oggi per alcune settimane l'indisturbata azione del capriolo, che è troppo presente in quelle zone, e i danni, tanti e ingenti, chi li pagherà? Lo dico agli amministratori piemontesi, sicuramente non li pagheranno i danni la giunta Chiamparino e continueranno a non pagarli
i sostenitori di folli estremismi animalisti che portano anche a questo tipo di disastri. In questo paese, bravo, in questo paese urgono le risoluzioni come questa che stiamo discutendo, ma urge anche la modifica di una legge del 1992, quella sulla protezione della fauna selvatica, che deve diventare una legge per la gestione della fauna selvatica. L'ambiente dal 1992 è cambiato, bisogna adeguare la legge proprio in questo paese, dove la concentrazione di fauna selvatica è tra le più alte in Europa. E spero che questa riflessione, mi pare di aver capito che comunque un effetto l'ho già provocato, dei tentativi di interruzione rispetto a questo intervento, possa servire da provocazione per prendere atto finalmente della realtà da parte di tutti, anche da parte di alcuni colleghi che sono in quest'Aula e non solo in quest'Aula, anche da parte di altri colleghi che hanno responsabilità più importanti. Grazie, senatore Borgoni. Senatore Faraone, lei è proprio trasversale e polivalente, perché qualunque argomento trova qualcosa su cui fare il suo commento.